Quando abbiamo deciso di promuovere e organizzare il convegno Costruiamo il futuro del 26 febbraio a Reggio, ci siamo detti con franchezza che nel settore delle costruzioni la cooperazione sta subendo, vivendo una crisi molto molto pesante e che era inutile negare questo dato di fatto. E abbiamo deciso quindi di voler provare a cambiare pagina, ma per farlo siamo consapevoli che bisogna leggere prima la pagina fino in fondo per poterla girare. E da questa constatazione, da questa analisi molto semplice ma anche molto onesta, nasce questo progetto, questo convegno. E così nascono anche gli inviti ad importanti relatori che ci racconteranno che cosa è successo in questo nostro settore negli ultimi 10 anni. E sicuramente scopriremo anche dei dati che alla cooperazione dovranno far riflettere. Noi contiamo in questo convegno di poter avere un confronto franco tra il privato, tra la cooperazione, con il pubblico, per poter mettere un punto fisso e provare da qui a ripartire con tutti i limiti, con tutti i problemi che abbiamo, ma anche con la consapevolezza che la cooperazione deve giocare una parte importante. Come in tanti altri settori sta facendo e lo sta facendo molto bene, così ci sono le stesse possibilità anche nel settore dell'edilizia. Ci vediamo il 26 febbraio.